Quali sono stati gli interventi più importanti che hanno caratterizzato il settore del post trading nel 2016? Beh, in questo 2016 diciamo che abbiamo avuto tre grandi macro aree nelle quali ci siamo focalizzati. Una prima è stata sul lavoro portato avanti dalla Commissione, quindi con l'European Post Trading Forum. Un lavoro che ha mirato fondamentalmente all'analisi di tutto quello che è il mondo post trading a livello europeo e cosa rimane da fare. Successivamente ci sono state tanto lavoro dal punto di vista legislativo, quindi analisi delle legislazioni passate e quelle future che impattano nel mondo post trading, e poi sicuramente le nuove tecnologie che saranno un punto cardine per gli anni a venire da un punto di vista post trading. Tra gli obiettivi dell'European Post Trade Forum c'è l'abbattimento delle cosiddette barriere giovannili. Come stanno procedendo i lavori del gruppo su questo tema? Sì, esatto. Il gruppo al momento si sta impegnando in un'analisi di quelle che sono le barriere identificate da Giovannini 15 anni fa, quindi un'analisi di quelle che sono state smantellate, quelle che rimangono ancora da smantellare delle 15 identificate in precedenza, ma soprattutto anche un'analisi di quelle che sono le nuove barriere emerse da tutto questo tsunami di legislazioni portate avanti dai regolatori negli ultimi anni. Ecco, anche su questo si focalizzerà il lavoro del Post Trading Forum, e proponendo anche soluzioni concrete affinché tutte queste barriere possano essere affrontate e smantellate in futuro in maniera più corretta possibile per l'industria. Ci può fare qualche esempio delle nuove barriere che si sono create nel settore? Alcune di queste barriere, ad esempio, sono riconducibili all'asset segregation, quindi al modo in cui l'asset segregation è gestita a livello europeo, con la mancanza di un accordo a livello europeo su quello che sono i termini di referenza. Abbiamo anche l'intraday liquidity e il T2S. Queste sono solo alcune delle barriere identificate come nuove. Le nuove tecnologie, il modo in cui queste verranno stabilite e affrontate, questo anche potrebbe rappresentare un ostacolo se la standardizzazione non sarà quella omogenea di tutto il mercato. L'evoluzione tecnologica è un'altra delle macro aree che ha toccato nel suo intervento. Che impatto avrà nel settore del post trading? Le nuove tecnologie avranno sicuramente un impatto importante, non solo nel post trading ma nel più ampio panorama dei mercati finanziari. Al momento le banche stanno testando molte delle innovazioni tecnologiche. Per quanto riguarda il post trading, in particolare, una grande rivoluzione potrebbe venire dalla DLT, dalla Distributed Ledger Technology, che si propone di rivoluzionare il modo in cui i mercati finanziari sono al momento gestiti, e soprattutto i processi di post trading sono portati avanti. Le tempistiche di questa rivoluzione digitale sono da valutare, molto dipenderà dai tempi in cui le banche riusciranno a testare i nuovi prodotti, ma c'è grande ottimismo sul fatto che presto, nel giro di 5-6 anni, potremo già vedere dei primi progetti implementati e funzionanti. Dai risultati di un'indagine che ha presentato risulta che gli operatori si attendono ricadute molto importanti dall'utilizzo di queste tecnologie già dai prossimi anni. Sì, esatto, da alcuni rapporti presentati nel mese di novembre di quest'anno è emerso come la maggior parte degli intervistati sostengano queste tecnologie e pensano che l'applicazione di queste ultime possa avvenire nel breve termine, e soprattutto non solo possa avvenire nel breve termine, ma possa avere anche un impatto sostanziale sul modo in cui i servizi di post trading sono portati avanti attualmente. Che cosa porterà il 2017 per il post trading? Il post trading è uno di quei settori che non smette mai di sorprenderci, ha sempre nuove tematiche che vengono proposte e che necessitano di attenzione, e soprattutto negli ultimi anni si è sempre più profilato come uno dei settori più importanti a livello europeo. In particolare per questo 2017 sicuramente il primo punto da considerare è la finalizzazione di tutti i processi legislativi portati avanti negli ultimi anni, quindi un attimo in cui le banche in particolare possano implementare le varie riforme legislative, incorporarle e applicarle in maniera corretta. Questo è il primo punto. Il secondo punto sicuramente è continuare con i lavori del Post Trading Forum con la Commissione. Questi lavori proseguiranno per buona parte del 2017 con la finalizzazione dei lavori
Seguirà poi una consultazione a livello europeo in cui tutti i partecipanti al mercato saranno coinvolti, quindi sarà importantissimo da un punto di vista delle banche fornire le risposte giuste a queste domande che vengono dal post trading forum. Altri due punti importanti per il 2017 sono la rivoluzione tecnologica di cui abbiamo parlato prima, ma anche e soprattutto l'impatto che la Brexit potrà avere su quelle che sono le tematiche dei mercati finanziari e del post trading. Dalla Brexit si attendono forti impatti sul settore del post trading? La Brexit è sicuramente un argomento importante di riflessione per quanto riguarda i mercati finanziari e il post trading in particolare. Sarà sicuramente un impatto rilevante di cui purtroppo non si conoscono ancora le tempistiche. Se e quando l'articolo 50 sarà evocato dal Regno Unito, solo da allora si potrà cominciare con i negoziati e quindi decidere su un progetto comune in termini anche di scadenze. La realtà è che al momento ci sono tante domande ma pochissime risposte su quello che potranno essere i problemi. Rimangono problematiche aperte come cosa succederà col passporting, avremo una hard Brexit o una soft Brexit, e queste sono tutte domande che sono al momento oggetto di discussione. Queste domande generano molta incertezza e l'incertezza al momento non è certamente qualcosa che aiuta le banche nel portare avanti le loro politiche.